Ciao a tutti ragazzi di Nonni D e bentornati sul mio bellissimo, bellissimissimo canale dove stiamo facendo, l'ultima volta stavamo facendo qua appunto un paio di missioncine carine. È carino sto cosa del commercio generico. Tempo libero, speciale su turismo e poi abbiamo i soliti, vabbè, industriale, petrolifera, industria mineraria. Vabbè, con la classiche, classici. Cancello, aggiungi. Ok, dicevo, bentornati sul mio canale, bentornati sul bellissimo... Oh, qua sta andando bene, sta andando bene. Questi bei rifiuti che corrono e vanno come non mai. Questi cosi qui producono anche una buona, un buonissimo botta di energia. Una buona botta di energia. Energia! Ok, bam, ne mettiamo un altro e ci togliamo tutti dai coglioni. Giusto, giusto, perfetto. Ovviamente io ho messo che questi qui si devono svuotare. Infatti si stanno svuotando. 46%, 92%, cazzo, ancora pieno questo. E comunque, vabbè, questo è appena uscito da lì. Aspetta, aspetta. E infatti, sposta i rifiuti presso l'inceneritore. Sta spostando tutto verso l'inceneritore, che in teoria un inceneritore stanno solamente lì giù in fondo. Allora, dopo aver fatto tutto ciò, Avrei bisogno di migliorare un secondino la faccenda. Un secondino solo la faccenda. Gli autobus stanno a posto, tranne che per questa zona qua, che adesso, se ci riesco... Ah, ecco, questo costa troppo. Facciamo un nuovo stop per questa linea rossa, che quella rossa è quella interna, giusto? Sì, quella rossa è quella interna. Quindi facciamo un nuovo... Allora, facciamo una nuova cosa. Però il problema è... me devi togliere... Ecco, esatto, così, perfetto. Poi da qua mi devi passare anche qua. Ok, dovremmo esserci, sì, perfetto. Così crea una nuova linea. Ok, ho fatto fare un giro leggermente diverso, ma comunque sempre l'intorno. Passaggio il livello e del traffico. Incrocio rotonde presso i cinema troppo possono passare in quelli del traffico. Ovviamente è completamente... Perché inventare i veicoli percorrere le corsie stradali? Vabbè, ah, sì, passaggi a livello e traffici. Traffico non mi interessa adesso. Vabbè, ah, il filobus ce l'abbiamo, ma il tram ce l'abbiamo. Abbiamo le metro. Abbiamo le metro e la stazione dei taxi che ho appena costruito e che per adesso non mi interessa. Allora, le scuole. Le scuole stiamo messi abbastanza male, ma... non mi interessa per un semplice motivo. Perché mancano i lavoratori non istruiti, quelli ignoranti. Allora, io vorrei fare, se ci riesco, una piccola zona, e non lì, ma comprare questa. Allora, vediamo se ci riesco a comprare questa. 8000, si può fare, via, comprami questa. E vai, azzumami. E fare da questa parte, ovviamente, adesso però... Ah, ok, ok, fermi, buoni. Posso fare così. Posso fare così. Qui bus e taxi non c'è. Però lo possiamo aggiornare in un futuro non troppo lontano. Posso fare così. E come si aumenta qua la faccenda? Ok, non aumenta. Vabbè, facciamo così e book. Facciamo in questa maniera perché poi stiliamo delle viette interne con alberi. No, anzi, con il... Ah, forse è interessante con il filobus, sapete? Forse è interessante fare delle vie a filobus comprese. Ovviamente adesso lì devo riuscire a portarci, perché così almeno evitiamo... Aspettate,
Aspettate, non c'è quella col filobus, quella. Questa qua. No, ce lo dobbiamo mettere il filobus allora. Ce lo dobbiamo mettere allora il filobus. Ce lo mettiamo il filobus. Ce lo mettiamo ovviamente da qua però. Dov'è? Filo? Filo? Ah, non mi fa fare l'aggiornamento. Oh sì, me lo fa fare. Ok, perfetto. Il filobus fa un giro giro tondo, ma in realtà io volevo portarlo fino qua giù. Così, eccolo. Con il filobus, perché volevo mettere il deposito da questa parte. Ok. Sì, lo so che tanto siete delle cacchette e vi rompete i coglioni. Puoi fare delle fermate, così almeno una qua, un'altra, no, qua, poi qua, poi qua, poi qua, un'altra qua, un'altra qua, un'altra qua, e finire. Non posso far finire il coso, perché mi serve una strada tonda, ok? Serve una strada tonda, quindi io per adesso. Allora, facciamo così. Annulliamo tutto. Annulliamo tutto. Manca l'acqua. Ora ce la portiamo. Sì, tanto l'acqua manca un po' tutta la zona qua. Volevo fare la prova praticamente con questi filobus qua, ma a quanto pare non è semplice, proprio semplice, semplice la cosa. Non è proprio sta semplicità de cosa. Perché qua è a tre corsie, il filobus a tre corsie non ce l'ho. Il filobus a tre corsie non ce l'ho. Non ho il filobus a tre corsie. Quindi eventualmente mi tocca fare così. No, che cazzo ho fatto? Che diavolo ho fatto? Boni, 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 boni. Ho fatto un aggiornamento, vatta a piander secchio. Strade gigantesche, aggiorna qua. Via. Sì. Abbiamo raggiunto gli 11.000. Buono, buono. Abbiamo un centro logistico ferroviario, una stazione ferroviaria. Non male. Non male. Però ho sbagliato strada. Devo mettere la prima. Vabbè, senza giardino. Col giardino uguale per me, non me frega niente. Qua io adesso come faccio? Devo stoppare qua e metterne. Ecco qua, così. Ecco qua, così non dovrebbero esserci problemi e il filobus dovrebbe girarmi con tranquillità. Ora vediamo se funzionano le fermate. Allora, che cazzo è sto coso nero? Perché mi dai l'autobus nero, me lo fai passare fino qua? Perché me lo dai fino qua? Ah, ecco, è tornato normale. Se no te spomporo vivo, te spomporo. Allora, creiamo una nuova linea. Facciamola partire da Bono, da qua. Sì, da qua è l'unica più. Facciamo una fermata qui. Poi mi fai una fermata qui. Un'altra fermata me la fai qui. Un'altra qui. Un'altra qui. Un'altra qua. E un'altra mi finisci il giro. Non può completare il giro. Perché non può completarmi il giro? Scusa, eh. Non si può connettere. Non si può connettere. Motivo? Non si sa. Perché non si può connettere. Non si può connettere. E perché non si può connettere? Perché devi fare il giro di Peppe in tornareale, giusto? Io ti faccio fare il giro di Peppe in tornareale, non è un problema. Ti creo nuove abitazioni con tanto de coso.
Eccolo lì. Che adesso in teoria mi fai fare il giro di Peppe intorno alla reale. Allora, mi fai qua. Poi mi metti un'altra qua. Una qui. E non può completare la linea. Perché non puoi completare la linea? Mannaggia a te quando svieni. Non può completare la linea. Allora, ricominciamo. Ah, raga, sto impazzivo, dico, sto impazzendo, eh. Allora, no, facciamo così. Vieni dritto qua. Poi mi giri qui. Mi vieni qui. Poi mi vieni qui. Poi qui. Poi qui. Poi qua. 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 E completi sta cazzo di linea. Oh, finalmente le linee sono completate. Che caspio. Poi mi metti un parcheggio taxi qui perché mi serve. E poi mi metti case a bassa densità. Eppure negozi a bassa densità. Ok? Perché è quello che mi serve per adesso. Così. No, la mettiamo case a bassa densità per un semplice motivo. Perché abbiamo richiesta di persone leggermente disistruite. Leggermente, eh? Leggermente disistruite. Ok, qua funziona sto cazzo di trenino? Meno male che funziona sto cazzo di trenino. Ho occupato spazio solo per fa sto cazzo de trenino. Come stiamo messi qui a prigioni e cazzi? Ecco, le celle sono 20 e abbiamo finito già la prigione. Questa che è centrale di polizia, penitenziario, centro di corso della polizia. No, mi serve il penitenziario. 120.000. Bello, bello. L'immortale. Allora, qui io metterei tipo una zona, no? Una zona così. Manca l'acqua. Farei questa zona qua, la chiamerei Porto Spruzzo. Ma che cazzo stai a dire? No, ho sbagliato. No, non la voglio chiamare Porto Spruzzo, la voglio chiamare. La voglio chiamia chiamiamola. Specializzazioni no. Politiche predefinite, ma devo sceglierle altre. Legge antifumo, divieto dei domestici, tasse pianificazione, area VIP, recupero immediato, nessuna ricostruzione, traffico di minore, rumore altrove, edificio attacco del settore industriale, no, 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 proprietà di cotteri, no, termo, no, non c'è quella cosa de... Liberalizzazione sì. Trasporto pubblico no. Incremento di istruzione no. Parchi a tema libero no. Legge antifumo no. Divieto dei domestici no. Distruzione di fumo. Riduzione acqua condensa no. Qua chiamiamo i poracci. Vorrei chiamarlo i poracci. Sta zona si chiama i poracci. Bam. I poracci, adulti 47, bambini 33, popolazione 83, lavoratori 19 su 111, turisti di settimana nessuno, famiglie 25 su 29. Però non vorrei, non vorrei. Chi è? Chi è? Nuovi edifici, ricordi di poter. Che centro Eli soccorso? Non mi interessa a me il centro di soccorso, a me serve il penitenziario. Appena abbiamo un secondo di tempo, mettetemelo perché mi è stata stressa l'anima. Vi smonto i. L'acqua. Che Cristoforo sta cazzo d'acqua. No, preferisco fare così. Sono uscito fuori dai meandri del coso. Bene, l'acqua di Cristoforo Colombo. Vediamo un po' come siamo messi acqua. Uiii, merda, quasi merda, eh. Allora, io vorrei arrivare a 17.000 per mettere quelli. Questo cos'è? Centro servizio pompaggio. Servizio pompaggio possiede camion che vengono inviati presso edifici allegati in città. Si reca il più vicino possibile al luogo perché può essere affrontare l'acqua. Affrontare.
portare l'acqua per riempire i loro serbatoi. L'acqua viene rilasciata nel sistema fognario. Capacità consumo, capacità veicoli. No, io vorrei questa in realtà. Vorrei mettere qualche serbatoio. Qualche serbatoio d'acqua. E la vorrei mettere tipo... No, non qua. Vorrei metterli qua. Qualche serbatoio d'acqua. Cos'è quello? Cos'è quella? Boni, Boni, cos'è questa? Ah, qua è dove... Qua c'è un... L'acqua che sta salendo. Sta salendo l'acqua. C'è un straripamento dei fiumi, dei mari, dei cosi. Ma vieni il giorno, Santa Lucia, voglio il giorno. C'è uno straripamento. C'è uno straripamento, bellissimo. No, ma che figata è lo straripamento. Ma l'inquinamento dov'è? Voglio vedere l'inquinamento dell'acqua. Dov'è l'inquinamento dell'acqua? Eccolo qua, l'inquinamento dell'acqua. Non è tanto alto, eh. Pensavo peggio. Allora, vorrei mettere un coso qua. Per un semplice motivo, vorrei, se ci riesco, riempire i serbatoi per la riserva d'acqua. Che non si sa mai, regà, che il fiume prima o poi devo farlo ricalibrare in qualche maniera. E intanto questi accumulano acqua per noi. Io ho bisogno di questi, quindi devo arrivare a 17.000 il prima possibile, perché sennò sono nella cacchetta fino al collo. Ok, anche lo scarico. Però io ho bisogno di questi, voglio questi. Che qua è scarico, stiamo messi veramente male. Stiamo inquinando troppo e non va bene. Non va per un cazzarola bene. Stiamo inquinando troppo e vorrei riuscire a... Allora, qui il quartiere I Poracci non c'ha lavoratori, è uguale. Che diamine, oh, non si sta a focillà sto quartiere, non si sta a focillà. Allora, facciamo così, dammi una strada piccolina. Non troppo grande. Bus e taxi, sì. E me la metti. No, che aggiornamento. Da qua a qua. E posso riempire anche lì. Poi mi metti e levate. Da qua a qua. E me fa riempire anche là. Anche se là non serviva. Ma da qua a qua. Sì. Così, meglio. Via. Case basse, pam pam. Tanto ci abbiamo poca richiesta. Ecco perché non ci abbiamo molta cosa da far vedere. Vabbè, ce ne frega niente. Ok, l'energia stiamo a posto per adesso. Corrente stiamo a posto per adesso. Acqua, ok. Ok, serbatoio in acqua in uso. Vedete, l'acqua si sta deconcentrando verso lì. Poi qui abbiamo sa salute, siamo a posto. Non hanno bisogno di cimiteri, o sì? Sì, decessi, capacità. Ok. Ah, questi The sono. Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Ah, Residents ok. should avoid roads and waterfronts. Ok, c'ho uno A tsunami in tsunami has corso. struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Oh, c'ho uno tsunami in corso. C'è uno tsunami in corso. Porca vacca, che figata. Abbiamo zone sott'acqua. Ok, non so che fare, regà. Non so proprio, non c'ho proprio idea di che fa. Dov'hai te? Dov'hai te? Sì, ciao. Appena consegnato un coso. Ok, l'acqua si sta spostando. Quindi adesso arriverà qua, tipo. Uno tsunami in corso. Infatti io vedevo che stava pure qua l'acqua. Non capivo. Cioè qua proprio... Eh? C'è stato un terremoto in qualche punto nel mare, causando un'enorme onda che viaggia verso la costa. Un'onda di tsunami. Infatti qua stiamo... Che figata. Che figata, ragazzi. Che figata, cazzo.
c'è un suma in corso. E qui sta avvenendo l'acqua. Infatti si sta andando, invece che andando verso giù l'acqua, adesso si è fermata, sta salendo verso su. Ma qui in realtà possiamo anche lasciarli sott'acqua questi sti cazzi. E questo è il problema qua. Ma adesso il problema sarà qua. Questi verranno inondati. Questi verranno inondati. Verranno inondati. Verranno inondati. Bene, perfetto. Abbiamo tutta la zona sott'acqua qui. Che figata. Infatti si sono fermate perché stanno tutti sott'acqua. È giusto. È giusto. Che diamine. Questo sta proprio sotto. E in più sta buttando acqua. Ah, qui l'acqua non c'è arrivata. Che culo. Se sta a ritirà. Se sta a ritirà. Boni. Se sta a ritirà. Qua si sono salvati. A quanto pare. Falegnameria, ovviamente qui la cosa si è un po' fracicata, però non fa niente. Qui l'acqua 45%, perfetto. Ok. Ok. Qui i poracci stanno a posto. Sì, non gli è venuta l'acqua addosso, quindi stanno a posto. Passaggi al livello del traffico. Croce rotonde troppo vicine tra loro possono causare incremento del traffico. Lo so. Devo risolvere sto problema di sto traffico. E sicuramente. Cioè, la gente è stupida. Cioè, avete tre corsie, tutto a senso unico. E voi fate una corsia sola. C'è qualcosa che non quaglia, raga. C'è qualcosa che non quaglia. Allora, facciamo così. Io farei un'uscita da qua, che mi porta direttamente ad una strada che va qua. Ok. Tipo, no. Tipo io farei una strada qua, no? Devo studiarmi il mono per far aumentare e diminuire qua il traffico. Devo studiarmi il modo per il traffico, perché qua sta diventando veramente un po' troppo. Allora, devo fare una seconda uscita e portare le macchine qui. Qua la gente sta morendo e abbiamo bisogno anche di altri inceneritori. Ma la gente sta morendo. E lo so. Questo cos'è? Una sauna. Questa? Un centro di corso medico. No, a me mi serve la cosa. Mi serve. Ok. Vabbè, questo stiamo a posto. Mi serve questo. Vuole 17.000. Devo aspettare. Ok, mettiamo un coso dei pompieri da ste parti. Perché lo vedo. Anzi, io metterei proprio la caserma, quella gigante. Metterei proprio. Bam! Casermone. Questo che è? Torre d'osservazione degli incendi. Ecco, questa pure non è male come cosa da piazzare da qualche parte. Tipo qua. Che mi guarda anche la zona. Vabbè. Quanto costa? 9.000! Ma tu stai fuori, oh. Ma chi te se schioppa? I treni. Abbiamo sbloccato i treni. Sì, lo so, ma non mi interessa adesso sbloccare i treni. Devo ancora fare a metro. Però a metro costa un botto. Un botto. Costa un frappo dei sordi. Niente, devo risolvere sto problema traffico, raga. Devo risolvere sto problema traffico. E forse so anche come risolvere il problema traffico. Forse so anche come risolverlo. Devo creare una sorta di autostrada. Questa sarebbe questa qua. Non mi piace. Devo creare una sorta di. Ok, qua. Una sorta di autostrada, no? Questo qui andrebbe perfetto. Perché io non so di preciso se e come. Scusate un secondo, ma questo coso qua, no? Sta a fare. Ma perché non te vuoi mettere mai da nessuna parte?
La pendenza, la pendenza. Ok, buoni, perché forse ci sto quasi. Però ancora devo capire come cazzo la funziona sta a fare. Non lo so, funziona malissimo a quanto vedo. Funziona proprio male a quanto vedo. Ok, questo dovrebbe andare così in teoria, giusto? Sì, un'autostrada da una parte e un'autostrada dall'altra. Dovrebbe andare così. Perché questo in realtà c'ha le autostrade. Le entrate per le autostrade lì. No, sono uscite quelle. Queste sono uscite. Ma sto coso l'ho scaricato, ma non so come cazzo funziona, sinceramente. Allora, in teoria dovrebbe essere l'autostrada quella di sopra. Però vabbè, mi interessa. Adesso non mi interessa, ho bisogno di fare qualcosa di diverso da ste parti. Devo fare qualcosa di particolarmente figo, perché sennò qua perdemo proprio. Proprio spazi perdemo qua. No. Né una né l'altra qui, va bene. Né una e né l'altra. Vabbè, mantenimento delle strade costa 40.000 e non lo metto. Allora, quello che vorrei fare è trovare un'uscita. Fare un'uscita che non mi porti direttamente qua, ma mi porti direttamente qua. Ok? Per fare quel tipo di uscita devo ricreare, devo fare uno snodo che vada. Perché qua è la zona industriale che tange di porca di quella vacca. Oh, c'ho poca energia. Perché questo non riceve combustibile. Perché c'è traffico. Perché c'è traffico. Perché c'è traffico. Porca di quella pacca, c'è traffico. Devo risolvere questo problema. Abbiamo anche una richiesta industriale fatta a piander secchio. Allora, sì, mi fai acquistare le altre parti? Tsunami, ottimo, la città non ha subito danni. Lo so, vabbè, sti cazzi. Vorrei acquistare un fottuto. Una fottuta zona. Me la fai acquistare una fottuta zona? Non mi fa acquistare le zone? Perché non mi fai acquistare le zone? Devo acquistare le zone io, sì, è via di fuga. Io devo acquistare zone e via di fuga. Ok, vabbè. Ragazzi, io cerco di concludermi qui la zona, la cosa, perché devo riuscire a capire come fare per queste. Per queste cose maledettamente. Maledettose. Devo riuscire a fare un sacco di cose e ci vorrei riuscire il prima possibile. Quindi, noi ci vediamo in un prossimo video. Sì, sempre qua con il bellissimo. Qua abbiamo problemi di morti. Abbiamo problemi di morti. Allora, io non vorrei insistere, no? Ho fatto una mega rotonda gigante. Questi vanno tutti su sto lato. Io non so se il senso unico funziona a dovere, perché questi mi coprono solamente una corsia. Mi coprono solo una corsia. E non va bene. Non va per niente bene. Mi dovete coprire tutte le corsie. Tutte le corsie. No, una sola. Che cazzarola. Sennò come fa? Allora, si può fare un'altra cosa però. Buoni. 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 Forse ho trovato. Forse ho trovato. Facciamo una strada che mi vada da qui. Appena questi cosi si svuotano. Che Cristoforo. Devo togliere sti cosi. Devo togliere sti cosi. 26, 71. Dai, dai. Dai. Devo svuotare tutto. Voglio togliere questi. Ma se io li elimino e basta? No, no, no. Li elimino così. Quanto mi costa? Lo so che un edificio non è vuoto. Ah, non me lo fa proprio eliminare. Devo prima svuotare. Perché io voglio fare una strada lunga da qua a qua, dove qui faccio le uscite, qui faccio le entrate
E faccio in modo che si colleghi con quella. Intanto ve la faccio. Allora, intanto la faccio. Perché poi qua vorrei costruire altre zone. Quindi intanto faccio la strada. Non me la fa fare fino lì, ma io intanto la faccio fino qua. E poi fino qua. E come faccio ad andare su e giù? Scusate. No. Forse non hai capito. La pendenza deve essere... Forse... No, forse non c'è sta... questo si è collegata diretta! Buono, come si è collegata diretta? Non mi serve che mi si colleghi diretta all'autostrada. Se no ci mettevo l'autostrada. Mi serve che la pendenza della strada mi vada... Ah, questi sono gli upgrade. Mi vada verso il basso. Come fai a dargli pendenza? Come faccio a dargli pendenza? Come faccio a dargli la pendenza? No, così mi giro. Così mi muovo. Così scendo di visuale. Così salgo da visuale. Così zoom, così arretro. Così più... Che cazzo! Ok, raga, noi ci vediamo nel prossimo video, perché io prima voglio sbloccare sta cosa de... Voglio capire com'è che si faceva per fare il movimento de strade verso l'alto o verso il basso. Devo riuscire a mettermi questo qua. Che la pendenza, come gliela do la pendenza? La maledetta pendenza. Come te la do la maledetta pendenza? Impostazioni. Opzioni. Autoconfigurazione tasti. Rotazione, rimanesce a me, visuale libera, screenshot non generale, partita, mappe, contenuti, tema, scenario, contenuti, pausa, superfici, non assegnato, strade, non assegnato, lo vedi? Alt, posso fare alt solo? No, V, ok, se io adesso faccio V. Non fa niente. Non fa niente con V. Non fa niente con V. Maledetto. Maledetto V. Maledetta V. Ok, niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video, perché devo riuscire a capire prima come si muove. Se voi sapete, ditemelo nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono NDT, ricordate di iscrivervi, lasciare un commento, di iscrivervi alla pagina Google Plus e quella di Facebook. Tutti i link stanno in descrizione, come al solito. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!